e benvenuti all'appuntamento settimanale con l'Isola Sotto Scacco. Oggi affronteremo una tematica che accomuna tre comuni, scusate il gioco di parole, del nostro territorio, il dissesto finanziario, un tema che troppo spesso è considerato molto tecnico, ma che in realtà ha ripercussioni dirette sulla vita dei cittadini. E con me in studio per parlare di dissesto finanziario abbiamo Lello Montuori. Buonasera Lello, benvenuto. Ciao Alessia, buonasera. E Peppe Mazzella, buonasera. Buonasera, buonasera, ben trovato. Iniziamo con Lello Montuori. Si sente parlare spesso di dissesto, di predissesto. Che cosa sono? Cosa vuol dire quando è un comune in dissesto o quando è in predissesto? E soprattutto come questo incide sulla vita di tutti i giorni dei cittadini? Dunque, per evitare di essere troppo tecnici e tuttavia cercando di fornire gli elementi essenziali dell'uno e dell'altro istituto, dobbiamo dire questo, che l'ipotesi del dissesto finanziario che è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico fin dal 1989, quindi stiamo parlando di prima ancora della legge 142 del 90, sia quando un comune non è più in grado di assolvere alle funzioni e ai servizi che sono indispensabili per l'ente stesso. E di conseguenza quando la massa debitoria che si è accumulata per cause, possono essere le più diverse, un'unica sentenza dall'importo enorme che ha fatto lievitare negli anni interessi, rivalutazioni in relazione ad una partita debitoria a cui l'ente non può far fronte e che rappresenta appunto un evento imprevisto, imprevedibile, non essendo stata inserita nelle previsioni di bilancio, di per sé sola potrebbe causare il dissesto di un ente locale, oppure il cumulo di partite debitorie, quindi il comune ha una serie di creditori ai quali deve corrispondere delle somme di denaro o una serie di società da lui partecipate che hanno debiti verso terzi ai quali debiti non si può far fronte, alle esigenze delle cui società non si può far fronte, e quindi il comune, con le entrate diciamo ordinarie, quindi il comune si trova appunto nella impossibilità di dare seguito alla continuazione dei suoi servizi, al suo funzionamento, ed è costretto appunto a dichiarare il dissesto. Il predissesto in realtà con questa procedura c'entra poco, perché è un istituto che è stato introdotto nel nostro ordinamento con un decreto, il 174 del 2012, come spesso accade in Italia sulla scorta di eventi come dire, emergenziali, no? Soprattutto delle regioni, c'erano da poco stati gravissimi problemi nella regione Lazio e in Lombardia. In realtà il governo Monti aveva previsto una serie di controlli molto più stringenti e serrati in questa fase, diciamo. Poi il Parlamento, secondo alcuni per fortuna, secondo altri invece sfortunatamente, ha modificato, diciamo, questa parte relativa ai controlli. Diciamo che quando si mette mano alle norme sul dissesto degli enti locali, in un senso piuttosto che in un altro, si finisce sempre, secondo alcuni, per intaccare una parte del valore dell'autonomia locale che è sancito all'articolo 5 della Costituzione e che poi era stato recepito nella legge 142 del 90. Cioè alcuni sostengono più lo Stato centrale fornisce norme di dettaglio in materia di dissesto e di predissesto, di riequilibrio finanziario, più l'autonomia dell'ente locale, che è uno dei valori, diciamo, fondanti della stessa Costituzione italiana, perché l'articolo 5 sta, diciamo, nella prima parte, quella immodificabile, no? La Repubblica riconosce e promuove l'autonomia locale. Allora, si è detto, che cosa resta dell'autonomia locale se poi le norme sul dissesto sono così stringenti? Per dire in due parole, la norma sul predissesto ha previsto la possibilità, sulla base di una stessa richiesta dell'ente locale, quindi di una deliberazione dello stesso Consiglio Comunale, di aderire, dopo una serie di controlli da parte della Corte dei Conti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad una procedura
che consente al Comune, con un piano diciamo, di riequilibrio finanziario, di non dichiarare formalmente il dissesto, con le gravi conseguenze che sono connesse alla dichiarazione di dissesto, ma invece di programmare in un arco di tempo determinato, in genere 5 anni, il ritorno ad una situazione diciamo, non deficitaria, quindi con una serie di misure, una serie di manovre che consentono all'ente locale di aumentare le entrate, di diminuire le uscite e nello stesso tempo di pagare i suoi debitori. Quindi a metà strada tutela fra interesse dell'ente ad andare avanti e interesse dei creditori a ottenere somme. E per i cittadini questo cosa vuol dire? Guarda Alessia, il paradosso è questo, che in tutti questi anni alle norme diciamo, sul dissesto e negli ultimi anni ancora di più si sono accompagnate una serie di conseguenze molto negative per i cittadini e recentemente anche per gli amministratori dei comuni dissestati che diciamo, tendono a esasperare le conseguenze della dichiarazione di dissesto come se i cittadini ne fossero in parte responsabili. La prima conseguenza è che tutte le tasse locali, diciamo i tributi locali, vengono, tranne quello relativo alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, ma per la semplice ragione che la tassa serve a coprire semplicemente le spese, quindi diciamo eccetto questo, perché lì l'importo della tassa è pari alla spesa che si ha per la raccolta rifiuti solidi urbani, tutte le altre tasse comunali vengono applicate al massimo. No? Si è detto il comune non è stato bene amministrato, il comune è stato spendaccione, di conseguenza tutti i tributi devono essere al massimo. Ora, diciamo, in linea astratta, secondo una concezione così dire, dantesca, no? Un po' retributiva da contrappasso, ci può anche stare. Il problema è che i cittadini non è che sono responsabili della disamministrazione del comune. Si dice sì, però hanno eletto gli amministratori che hanno disamministrato. Mi sembra un discorso diciamo, un po' pericoloso seguire questa china, per cui indubbiamente vanno bene le sanzioni che sono state introdotte a carico degli amministratori che hanno provocato il dissesto, incandidabilità per un periodo determinato, responsabilità contabile, quindi davanti alla Corte dei Conti, se si è anche solo in primo grado affermata la loro responsabilità in ordine al dissesto. Su questa storia invece dei, come dire, dei disagi che poi devono derivare ai cittadini di quella comunità dalla dichiarazione di dissesto, io ci andrei piano. Bisogna distinguere il dissesto dal fallimento. Non so, l'imprenditore fallito subisce tutta una serie di conseguenze, sia diciamo, in ordine alla propria capacità di agire, sia rispetto al suo patrimonio. Il cittadino del comune dissestato non ha alcuna responsabilità, quindi trovo che queste norme diciamo, che sono state introdotte, almeno nella parte in cui impongono senza nessuna considerazione dello stato sociale di quella comunità, di eliminare quasi completamente le spese anche relative alle politiche sociali e quant'altro e invece di lasciare le tasse al massimo, le tasse locali, non siano norme diciamo, molto logiche. È come far scontare ad un ammalato diciamo, la sua malattia sostanzialmente, no? Quasi quasi spingendolo all'eutanasia. Prima di sentire Peppe Mazzella, sentiamo un servizio nel quale è un po' riassunta la situazione dei 3 comuni che combattono con il dissesto: Casamicciola, Lacquameno e l'isola di Procida. Meno, Procida, 3 municipi con situazioni politiche molto differenti, con al governo amministrazioni di colore diverso, ma con un elemento in comune, il dissesto finanziario. A febbraio 2013 il sindaco di Casamicciola, Arnaldo Ferrandino, approvò il piano di rientro, predissesto, per far fronte ai debiti ereditati dal passato e che ammontavano a più di 10 milioni di euro. Ad Arnaldo Ferrandino sono poi succeduti un commissario e l'attuale sindaco, Giovan Battista Castagna, che ha presentato un piano di riequilibrio finanziario che ad ottobre è stato respinto dalla Corte dei Conti perché poco chiaro ed incongruente con i documenti di bilancio previsionale e con i rendiconti già prodotti. Al momento gli uffici sono impegnati a preparare il ricorso contro la decisione del giudice contabile, ma sembra davvero una missione impossibile riuscire in pochi giorni a ripianare un buco di ben 16 milioni di euro ed evitare quindi il dissesto.
ma se Casamicciola piange, l'Acquameno non ride. Ad ottobre del 2014 fu sciolto il Consiglio Comunale a causa della mancata approvazione del bilancio consuntivo del 2013. La maggioranza, che appoggiava la loro sindaco, Carmine Monti, non volle infatti riconoscere 5 milioni di euro di debiti causati prevalentemente dalla gestione delle partecipate. A Carmine Monti è succeduto un commissario prefettizio che a dicembre ha dichiarato il dissesto. A giugno si è andati al voto e si è insediato il sindaco Giacomo Pascale, ma la situazione non sembra affatto migliorata. A fine settembre, infatti, dopo sollecitazioni da parte del Ministero dell'Interno, il Consiglio Comunale ha approvato il riequilibrio di bilancio, che però il Ministero ha rispedito al mittente perché gli accantonamenti previsti non sono stati giudicati sufficienti e perché le misure indicate sono state ritenute troppo vaghe. A questo punto l'amministrazione ha 60 giorni di tempo per adeguarsi ai rilievi del Ministero, altrimenti si aprirà la strada a un nuovo commissariamento. E non se la passa meglio il Comune di Procida. La precedente amministrazione Capezzuto nel 2012 aveva approvato per gli anni 2013-2019 il piano di riequilibrio finanziario, ma da una verifica della Corte dei Conti è risultato che il Comune di Procida, fino ai primi 6 mesi del 2015, non aveva realizzato nessuno degli obiettivi indicati, con gravi e reiterate inadempienze. Il sindaco Ambrosino, eletto a giugno 2015, nell'audizione ottenuta davanti alla Corte dei Conti il 4 novembre, ha proposto la rimodulazione del piano di predissesto. A questo punto la decisione passa al giudice finanziario, che dovrà stabilire se dare fiducia all'attuale amministrazione oppure portare l'isola di Arturo verso il dissesto. Peppe Mazzella, allora tre comuni con storie differenti, con amministrazioni di colore differente, ma accomunate dal dissesto finanziario. Perché? Bella domanda. Perché non si è amministrato bene? Perché non c'è stata un'amministrazione né oculata, né un'amministrazione che ha visto lontano. Può anche essere accaduto qualcosa di... come ha detto Lello Monturi, cioè dire una sentenza ti determina un indebitamento, però la situazione di fondo è che la situazione non è stata ben amministrata. Io ho portato dei dati sulla pubblica amministrazione in Italia e nell'isola d'Ischia che sono significativi. Cioè, pensate che in Italia ci sono 3.238.478 lavoratori nella pubblica amministrazione. Di questi lavorano nella pubblica amministrazione 499.115. Nei 6 comuni dell'isola d'Ischia abbiamo 215 dipendenti comunali. Nei 6 comuni. Il comune di Ischia ha una consistenza di 73 dipendenti comunali, di cui 3 dirigenti a tempo determinato e 4 funzionali, ma ha una carenza in organico di 63 unità. Il caso del comune di Ischia è il CISI, abbiamo il CISI, che ha 76 dipendenti con contratto di solidarietà perché è in crisi finanziaria e ha soli 2 dipendenti con contratto pubblico del CISI. Le partecipate, il comune di Ischia ha 4 partecipate e ha 101 dipendenti nelle partecipate, cioè le partecipate sono più importanti del comune. Questo per dire che sulla riforma della pubblica amministrazione, sulla macchina burocratica della pubblica amministrazione, si sta discutendo, io credo, da 50 anni, cioè la riforma della pubblica amministrazione è dal 1963 con questa serie enorme di leggi, controleggi, il riordino degli enti locali, la nuova legge sulla città metropolitana, decine di leggi di rimodulazione della finanza locale, hanno portato a una eterna situazione di instabilità permanente il sistema degli enti locali. Ora, il sistema delle partecipate. Allora, il Comune dal 10 anni a questa parte esternizzato i servizi, quando più servizi può esternizzare. E ha fatto le cosiddette partecipate, che è un eufemismo perché sono società pubbliche
di diritto privato al 100% di proprietà del comune. Allora il clientelismo è uscito dalla porta per rientrare dalla finestra. Ora, le società partecipate dovevano essere al riparo del rischio d'impresa e dovevano favorire il cittadino perché il comune diventava imprenditore e quindi poteva offrire un servizio inferiore a quanto lo poteva offrire un privato. In realtà si sono delineate, determinate in tutta Italia, non soltanto qui, perché è tutto un sistema degli enti locali che non va, hanno determinato un bubone. Il dissesto finanziario del comune di Laccameno è soprattutto determinato dal bubone delle partecipate. Cioè un comune che ha 4.000 abitanti ha 3 società partecipate. Il comune di Casamicciola, aspetta, vorrei finire, il comune di Casamicciola ne ha 2 società partecipate, di cui una è in liquidazione, il comune di Laccameno le ha tutte e 3 in liquidazione. Tieni conto che la finanza locale è diventata, per il 70% di fondi propri, non è più una finanza derivata, Lello, è così, non è più una finanza derivata. Questo è il grave limite. Quindi il cittadino, Lello faceva notare che un comune dissestato, il povero cittadino si trova a pagare le conseguenze della cattiva amministrazione perché le tasse sono al massimo. Essendo il 70% del bilancio costituito da tasse locali, il comune più ricco diventerà sempre più ricco, il comune più povero diventerà sempre più povero. Ora, non è possibile fare un discorso estremamente tecnico se non arriviamo poi alla classe dirigente. C'è questa punizione che la legge prevede per l'amministratore che non è stato capace di condurre con la diligenza del buon padre di famiglia un comune perché non ha possibilità di candidarsi più, e c'è anche l'altra ragione che questo comune in dissesto non potrà più fare degli investimenti con fondi propri, quindi dovrà semplicemente attendere fondi derivati. Ecco perché la grande capacità dei sindaci, degli amministratori, è quella di andare a fare marketing per gli altri enti per avere finanziamenti per opere pubbliche, per opere infrastrutturali. E allora ne paghiamo le conseguenze, questi comuni ne pagano le conseguenze sia in termini di efficienza elementare, perché non possono gestire i servizi elementari. Allora, che succede nella fattispecie dell'isola d'Ischia? Che il comune di Casamicciola non potrà offrire la mensa scolastica ai bambini, non costruisce asili nido, non può avere lo scuolabus in termini spiccioli. Quindi la situazione diventa necessariamente un discorso politico. Lello Montuori, questa spiegazione che ha dato Peppe Mazzella, soprattutto sulle modifiche che sono avvenute all'interno della pubblica amministrazione, spiega anche perché se nel 2009 i comuni in Italia in dissesto erano solo 2, negli ultimi 2 anni i comuni in dissesto sono stati ben 130. Sì, l'intervento di Peppe Mazzella coglie assolutamente una parte indiscutibile di verità, cioè il passaggio da un sistema di finanza derivata a un sistema, secondo diciamo, l'uso non corretto e tuttavia corrente del termine federalismo fiscale, no? Le imposte devono rimanere dove stanno, che come dice giustamente Peppe Mazzella è stata una novina perché come sempre in Italia viene applicato in modo sperequato, perché il fondo di perequazione che doveva servire proprio a riequilibrare una situazione di svantaggio in danno dei comuni più poveri, in realtà diciamo, non ha prodotto risultato. Quindi una delle cause è sicuramente la ragione è rappresentata dalla ragione per la quale in un sistema di finanza sempre meno derivata ai comuni più poveri arrivano sempre meno soldi, ai comuni più poveri, ma dico anche ai comuni più piccoli, cioè ai comuni che hanno meno possibilità di fare cassa introducendo tributi locali e avendo entrate da quei tributi locali, vedendosi
dovessi diminuire la fonte di finanziamento derivata, sarebbero i trasferimenti dallo Stato, i soldi per capire che gli manda il Ministero, vedono assottigliarsi sempre di più, anno dopo anno, di percentuali molto significative del loro bilancio, la possibilità di spendere. Questo si traduce ovviamente in meno servizi per i cittadini, le cose che diceva Peppe, meno rifornimenti agli istituti scolastici, problema della manutenzione degli istituti scolastici, problema dei servizi ai disabili, ai cittadini diversamente abili, agli anziani, insomma questi minori trasferimenti si traducono in minor assistenza e quindi minori servizi. Il problema del personale a cui faceva riferimento Pepe è un altro dei problemi, salvo tuttavia diciamo che la mia lettura è all'inverso, nel senso che io dico 73, per esempio nella una pianta organica di 140 persone, averne 73, no, a dispetto di ciò che si dice comunemente, la pubblica amministrazione fa spreco di risorse per il personale, bisognerebbe mandarli a casa, avere 73 dipendenti su 140 significa assicurare il livello di servizi ai cittadini appena appena decente, bisognerebbe averne 140 probabilmente, quindi ci vorrebbero molte più persone a lavorare nella pubblica amministrazione per assicurare gli standard di servizi a cui eravamo abituati negli anni 80, negli anni 70, cioè la pubblica amministrazione sta progressivamente regredendo perché il legislatore gli dà sempre nuovi compiti, ma deve farlo con il blocco del turnover, con il blocco del personale, con il blocco delle assunzioni, con la stessa situazione che descrive lui nelle società partecipate, che probabilmente per molti comuni è fondata, fra qualche anno rischia di rivelarsi, diciamo, non più attuale per le stesse società partecipate, perché anche lì oramai siamo al blocco del turnover, nel senso che gli ultimi assunti nelle partecipate ischitane datano 10-15 anni fa, nel frattempo alcuni sono andati in pensione, quindi fra un po' anche lì ci sarà il problema e anche lì al momento non è più possibile, diciamo, procedere a un ricambio generazionale. Quindi un sistema di blocco completo della pubblica amministrazione che ha determinato sempre meno la capacità degli enti locali territoriali, quindi dei comuni, di andare incontro alle esigenze di quella comunità. La ragione per la quale però tu chiedevi, dici, perché dal 2009 il numero dei comuni si è duplicato, se non addirittura triplicato, la ragione è il decreto legge del 2012, cioè molti comuni, a fronte di questa minore capacità di spendere derivata dal blocco dei trasferimenti e quindi dal sistema di finanza derivata, hanno pensato di dire vabbè, facciamo una ricognizione della nostra massa debitoria e proviamo con questo predissesto il riequilibrio, in maniera tale che almeno i creditori non ci possono assalire, no? Non si possono fare azioni esecutive, se siamo ammessi a questo piano di rientro, non ci possono fare azioni esecutive, non ci possono fare pignoramenti, diciamo, abbiamo un momento di respiro e quindi in realtà questo predissesto, i dati sono tratti dal Sole 24 Ore, un articolo dell'ottobre del 2014, dice sono tanti comuni dichiarati in dissesto dalle sezioni regionali della Corte dei Conti, tutti avevano aderito alla procedura del predissesto, cioè gli amministratori diciamo che avevano creduto in questo strumento si sono poi trovati, diciamo, completamente a sorpresa rispetto agli esiti di questa procedura che avevano avviato. Loro volevano accedere alla norma sul predissesto pensando così di avere 5 anni di respiro davanti e riequilibrare le finanze del comune. Si sono invece trovati con la tagliola della Corte dei Conti che ha detto i vostri piani di riequilibrio non vanno bene, dovete dichiarare il dissesto. Quindi è come se, per farti capire, è come se ci fosse stata un'autodenuncia, no? Perché uno si è autodenunciato dicendo la mia situazione è quasi fallimentare, quindi chiedo di aderire a questa procedura. Nel momento in cui sono arrivati i controlli della Corte dei Conti, la Corte ha detto no, tu non sei quasi al fallimento, tu sei fallito. E quindi, diciamo, di qui questa recrudescenza del fenomeno del dissesto degli enti locali, che invece aveva trovato una certa attenuazione fra il 2000 e il 2009. Questa che hai appena descritto è un po' la situazione nella quale si trova oggi
Casamicciola e sentiamo un po' come il sindaco che chiese proprio il predissesto ha interpretato la situazione. Sentiamo Arnaldo Ferrandino. Mezzo fa abbiamo approvato noi un piano di risanamento del comune di Casamicciola che doveva essere realizzato in 10 anni. Mo il piano poteva essere bello, brutto, migliorabile, non lo so. Fatto sta che però nei 2 anni e mezzo successivi non è stato fatto assolutamente nulla. Quando la Corte dei Conti, che doveva approvare comunque questo piano, ha chiesto al comune di Casamicciola Terme una serie di chiarimenti, il comune di Casamicciola Terme non solo non si è giustificato per non aver fatto assolutamente nulla nei 2 anni e mezzo, ma per quanto ha dato delle risposte assolutamente evasive. Conseguentemente, che cosa è successo? Il piano è stato bocciato. E adesso che cosa succede? Adesso, al netto della crisi isterica che ha avuto il sindaco per alcune mie critiche assolutamente normali, perché io ho detto che probabilmente, non so se ti ricordi, anche durante le trasmissioni che facevamo, io lamentavo che loro non si stavano impegnando assolutamente per la realizzazione del piano. Ho mosso le critiche al sindaco dicendo che probabilmente si potevano anche attivare in quest'anno e mezzo, lasciamo perdere il commissario prefettizio, ma nell'anno e mezzo che sono stati loro si potevano attivare. Ora il guaio è stato fatto. Per l'amministrazione penso che non cambi nulla, perché penso che la possibilità di continuare a fare quel bellissimo, come dire, quella fiera che fa nel mese di agosto e che chiamano Expo Internazionale, cioè quelle 4 baracche che montano nel mese di agosto, penso che tranquillamente le potranno fare. Per quanto riguarda le feste di piazza non vedo controindicazioni, quindi i loro elettori sono sereni, perché quando faranno le varie manifestazioni avranno un posto in prima fila. Chi praticamente usufruisce del posto barca e non paga continuerà a non pagare, e quindi tutto il mondo sta in pace. Non vedo quale possa essere il problema. D'accordo, per loro non cambia nulla, ma per i cittadini, di solito quando si parla di dissesto si dice sempre adesso aumenteranno le tasse. Per i cittadini invece sono cavoli amari, perché praticamente fino a quando non si chiuderà la procedura di dissesto, i tempi non sono assolutamente brevi, le tasse resteranno necessariamente al massimo previsto dalla legge. Beppe Mazzella, rimpallo di responsabilità tra la vecchia amministrazione e la nuova amministrazione, quel che è certo è che Casamicciola è un passo dal dissesto. Di chi sono le responsabilità? Ma sono di un paese che vive una profonda crisi civile. Sono di un paese che vive una profonda crisi civile da, io penso, da 40 anni. E una crisi civile significa una crisi sociale, una crisi politica. Se tu consideri che nel comune di Casamicciola non c'è più una partecipazione politica, nel senso che non ci sono più, come ovunque del resto, ma a Casamicciola un po' di più, non ci sono più i partiti politici, sono tutte liste civiche, raggruppamenti civici. Bene o male questi signori, Gian Battista Castagna, attuale sindaco, è amministratore comunale da 22 anni, a diverso titolo ha fatto il consigliere comunale, ha fatto l'assessore, ha fatto il vice sindaco, ha fatto il presidente del consiglio comunale, è a conoscenza di questa situazione finanziaria economica del paese. Arnaldo ha fatto per 3 volte il sindaco, non è che è caduto 3 volte, se è caduto 3 volte si deve anche domandare a se stesso: ma sono stato io capace di guidare una coalizione? Che tipo di coalizione si può fare? In questo paese non è possibile nessuna coalizione. Insomma, la crisi di Casamicciola è una crisi civile molto più seria di quanto, dove naturalmente il dissesto finanziario è l'immagine matematica di un'amministrazione non proiettata al futuro. Tu hai mai sentito parlare in Tele Ischia del sindaco, ex sindaco Arnaldo Ferrandini o di Gian Battista Castagna di un piano di sviluppo per Casamicciola? Cioè, abbiamo mai questa classe dirigente in periodo di finanza derivata? In periodo di finanza derivata, prescindendo se predissesto o dissesto, questa amministrazione ha visto come può il sistema economico rinascere
di nuovo cominciare a crescere. Insomma, i giochi dell'economia sono i più seri, sono, i dati sono terribili. Insomma, il comune di Ischia, il sistema economico, bene o male, regge. Forio, l'altra capitale, regge. L'HMN, nonostante il dissesto come sistema economico, regge. Ma è Casamicciola il cui sistema economico non regge. Tanto è vero che io mi sono fatto promotore da anni di costituire una società di sviluppo economico, di chiedere un piano economico con 16 interventi di finanza derivata con i fondi europei. Dopodomani c'è una riunione della città metropolitana, il grande oggetto misterioso, sul piano di sviluppo delle isole. L'azienda di cura e soggiorno ha chiamato i 6 sindaci, non so a che titolo le ha chiamate, perché niente liquidazione, per fare un piano di sviluppo. Perché questo? Perché devono arrivare i fondi europei del piano 2014-2020, sul quale si dovrebbe fare una riflessione importante, e su questo piano si dovranno individuare dove intervenire. Casamicciola è l'area industriale in crisi perché c'è il problema secolare del Piemonte della Misericordia e del bacino della Rita. Ora, prescindendo dal dissesto o predissesto, l'amministrazione comunale è classe politica che si deve far carico di un progetto di sviluppo. Noi non possiamo tenere nel comune di Casamicciola il Piemonte della Misericordia, 50.000 metri cubi e 24.000 metri quadrati in fatiscenza. Noi non possiamo tenere strutture termali dismesse. Voi vi rendete conto che Casamicciola è soprattutto Casamicciola Porto, non Casamicciola Terme. Casamicciola Terme era Terme nel 1956, perché il termalismo era l'industria termale trainante, ma oggi non lo è più. Oggi non lo è più, oggi è il porto la struttura trainante. Quindi i cittadini però continuano a dare fiducia sempre agli stessi amministratori? Ma perché non hanno alternative, perché non abbiamo più il dibattito reale, politico, del confronto, della polemica. La polemica è virtuale, il cittadino si è disabituato a un confronto. La politica non è più che... sia in crisi la partecipazione politica, è notorio, ma non solo a Casamicciola, a Ischia. Nel comune di Ischia, per esempio, dove c'è stato un sindaco eletto con circa l'80% dei voti, Ischia è la capitale, 20.000 abitanti, non c'è stata una sola lista politica, erano tutte liste civiche. Partito Democratico? No, era mascherato. No, era una lista del PD. No. Cioè non... era una lista del PD. Allora, diciamo, il problema è... Non è il mio settore, però io direi era una lista del PD. Parliamo con franchezza. Sì. Io sono un uomo della Prima Repubblica, con tutti gli oneri e gli onori. Forse hanno un po' perso... Ma la Prima Repubblica, i partiti comunque assicuravano una partecipazione civile, democratica. C'era più controllo democratico. Con la lista civica tu dai il voto e poi non hai più... il riferimento, quindi diciamo il modo stesso di ricercare il voto non è più quello di partito, ma è un voto di amicizia, è un voto di interesse, è un voto di lobby. Ma forse rispetto alla Prima Repubblica hanno cambiato un pochino proprio la loro faccia, hanno i partiti cambiato... anche a livello nazionale, non solo. Guarda, a mio parere l'hanno cambiata in peggio, perché in questo modo non c'è più questa crisi della partecipazione, lo avvertono tutti i partiti. Insomma, il PD che ha inventato quella formula delle primarie, le primarie per far entrare, per far partecipare la gente, perché comunque tu devi considerare che una volta, 30 anni fa, io sono stato un vecchio socialista liberale, il Partito Socialista aveva 50 consiglieri comunali su 120 nell'isola di Ischia, c'erano perlomeno 2.000 iscritti al partito. Questo era comunque una polemica, una partecipazione. Il professore Malagodi parlava di ottundimento delle coscienze. Cioè arriviamo ad una fase di ottundimento, determinata anche dall'evoluzione economica del tutto al mercato. Tutta una serie di ipotesi per cercare di spiegare come mai.
Il problema è, a mio parere, che l'isola d'Ischia, io sono stato un fautore del Comune Unico, ho partecipato al referendum, alle associazioni, io credo che sia inevitabile arrivare ad un Comune Unico per una coesione economica e sociale dell'isola d'Ischia. Il tema del Comune Unico verrà sicuramente affrontato in un'altra puntata, intanto mandiamo la pubblicità e poi parleremo di Lacquameno e Procida. Medmar. Chi è residente ha i suoi privilegi. Viaggia con le nostre navi per Pozzuoli e Napoli a tariffe esclusive. Con Medmar. Andata e ritorno 40 euro con l'auto e 20 euro con la moto. Tariffa non valida per biglietti di tratta singola. Prenota anche online su www.medmarnavi.it o telefona allo 081 333 44 11. Se sei residente, scegli i privilegi di Medmar. Prisma Forniture, attrezzature ed arredamenti. Da oltre 20 anni leader nel settore turistico alberghiero. Realizziamo arredamenti su misura per bar, pasticcerie, gelaterie, supermercati. Attrezziamo cucine per alberghi, ristoranti, comunità ed impianti di lavanderia. Disponiamo delle migliori marche nel settore. Miele Professional ed Angelo Po Grandi Cucine. Con personale specializzato, vi seguiamo dalla progettazione al collaudo e vi garantiamo un'assistenza seria nel post vendita. Vasta gamma di macchine professionali per ogni esigenza. La tua azienda ha bisogno di competenza e professionalità. Prisma Forniture, un partner affidabile al tuo fianco. Il maestro Gerry, famoso per le sue proprietà divinatorie, cartomante, cultore delle scienze del paranormale, vi aiuta a superare le tante avversità della vita, amori, affari, sfortuna, affinità di coppia. Il maestro Gerry riceve ogni sabato ad Ascea Marina, in via Esperia, e gli altri giorni su prenotazione al 347-663-6677 oppure allo 081-515-2573. Prezzi pazzi da Di Iorio Elettrodomestici. Samsung S6 IG 32 giga, euro 569,90. Notebook HP 15 pollici, 199,90. TV 50 pollici LED Full HD, 479,90. Lavatrice meccanica San Giorgio 6 kg classe A, 279,90. Frigo combinato SMEG classe A+, no frost, 399,90. Prezzi pazzi da Di Iorio Elettrodomestici. Centro Team Wind 3. Vieni a Piedimonte Barano e trovi prezzi pazzi da Di Iorio Elettrodomestici. Centro Medico Ischia. Sulla tua isola, vicino alle tue esigenze, il Centro Medico Ischia mette a tua disposizione medici specialisti ed attrezzature all'avanguardia per esami di radiologia, TAC 16 strati, risonanza magnetica muscolo-scheletrica, MOC, mammografia, ortopantomografia, ecografia. Il Centro Medico Ischia ti garantisce visite specialistiche per cardiologia, ortopedia, ostetricia ginecologia, diagnostica e prevenzione tumorale, ambulatorio di sterilità. Per curarti non è più necessario recarsi in terraferma. In via Leonardo Mazzella ad Ischia, Centro Medico Ischia. Accreditato ASL Napoli 2 Nord. Dal 1960 ci prendiamo cura della salute degli ischitani. ABC Cartoleria. Grandi offerte scolastiche su zaini, tracolle, trolley 7 ed Invicta. ABC. Prezzi eccezionali su kit di cancelleria generica. ABC. Scopri il nuovo reparto outlet con zaini e tracolle con prezzi da 10 a 25 euro. Vienici a trovare. Siamo in via Iasolino, a Ischia Porto. ABC Cartoleria. La scuola da noi costa meno. All'orizzonte c'è una nuova luce per la tua azienda. Tele Ischia, divisione pubblicità, per mettere la tua azienda sotto la giusta luce. Tele Ischia, allarga i suoi orizzonti. Tele Ischia, LCN 89.
Casa Micciola rischia seriamente di andare in dissesto, l'acqua meno è in dissesto dal gennaio 2015, quando c'era il commissario prefettizio. Ora c'è il nuovo sindaco Giacomo Pascale che ha presentato un piano di riequilibrio che però è stato mandato a mittente in quanto mancavano delle somme di accantonamento sufficienti e poiché era poco chiaro. Noi su questo punto abbiamo sentito il consigliere di opposizione Aurelio De Luise. Scusate. Lei, come aveva annunciato, il Ministero dell'Interno ha respinto il bilancio di Lacquameno per una mancanza di accantonamenti per il risanamento. È una delle voci che sono arrivate in questi giorni in una nota al Comune di Lacquameno. Infatti il dottor Verde, proprio per un bilancio riequilibrato, parlava dei famosi accantonamenti, cioè per gli anni 2014, 2015 e 2016 si dovevano fare degli accantonamenti. Noi l'abbiamo segnalato sia in Consiglio Comunale che in un'intervista fatta una quindicina di giorni fa con Amedeo Romano, e come avevamo previsto è stato rimandato al mittente il bilancio in quanto non sono stati fatti gli accantonamenti. Anche altre voci, tra cui una previsione dell'IMU non specificata, e allora l'amministrazione comunale ha 60 giorni per fare questi adempimenti chiesti dal Ministero. E a questo punto l'amministrazione, secondo lei, come agirà? Se non rispetta le direttive del Ministero, purtroppo arriva un altro commissario prefettizio. Da dove potrebbero essere trovati i fondi per gli accantonamenti? Questi sono problemi di Giacomo Pascale e la sua squadra. Peppe Mazzella, l'attuale situazione di Lacquameno è sicuramente il frutto di decenni di malagestio. Nelle ultime tre amministrazioni avevamo comunque una maggioranza che è rimasta abbastanza costante, di cui Giacomo Pascale era un esponente. All'Acquameno si sta vivendo una continuità nel disastro finanziario. Ma vedi, io approfondirei questa questione di Lacquameno. Io credo che la questione di Lacquameno sia stata determinata, il dissesto, soprattutto da uno di quei casi di cui faceva riferimento Lello prima all'inizio, la sua prolusione, cioè dire di sentenze e di spese eccessive, perché vedo un sistema locale comunque vivo, insomma l'acqua è vivo, che forse hanno voluto spendere di più di quanto hanno entrava, essendo la finanza locale per il 70% proprio. Ma dal predissesto dissesto si esce con delle entrate straordinarie. Ma perché dalle partecipate del Comune di Lacquameno? Le partecipate evidentemente sono state evidentemente mal gestite, veramente le partecipate avrebbero già dovuto essere liquidate da un paio d'anni, adesso è stato questo termine che viene sempre spostato, probabilmente hanno avuto una cattiva gestione le partecipate, ma il sistema locale io lo vedo vivo, non lo vedo, come dire, in crisi. Abbiamo avuto un problema. La situazione di cui io vedo in maniera critica la situazione di Casa Micciola, perché vedo un sistema economico che ha delle brutture dentro se stesse che deve, nessun comune ce l'ha. Cioè il Piemonte della Misericordia, il Bacino della Lita, il Capriccio di Calise in piena, perché non si risolve questo problema? Cioè io penso che si esce da una situazione difficile, complicata, insomma non nascondiamo, ma da una concezione del comune che non sia un condominio, ma che sia un ente locale preposto allo sviluppo locale. Se noi diamo un'interpretazione riduttiva del comune, come la stiamo dando in questi ultimi anni, cioè dire, o come vogliono, che forse è un indirizzo politico, di ridurre il comune a un condominio, allora è evidente che il comune più forte sarà più forte, quello più debole sia più debole. Ma se il più debole riesce comunque, con tutte le difficoltà che ci stanno, a proporre una politica di sviluppo economico, di investimenti pubblici, il comune deve farsi carico anche di questo, dissesto o predissesto comincia a rinascere un paese. Lello Montuori,
Le partecipate sono davvero la pietra dello scandalo e nella maggior parte dei casi il motivo per cui i comuni arrivano al dissesto. Abbiamo avuto l'esempio sia con Casamicciolo che con l'Acquameno. Questo strumento, che in realtà era nato intorno agli anni 90 per consentire una gestione imprenditoriale e più snella, meno legata alle procedure burocratiche della pubblica amministrazione, a un certo punto, come dice Peppino Mazzella, è sfuggito di mano. Non tanto perché, pur essendo di natura pubblica e essendo comunque soggetti di diritto privato, quindi non tanto perché hanno assunto più personale di quanto era necessario, che pure alcune volte è successo, a Ischia ne abbiamo degli esempi, non tanto perché l'amministratore di questa società è andato a fare un viaggio ai Caraibi con la carta della società, che pure a Ischia è successo, ma non sono questi fenomeni pure di malagestio che ne hanno determinato il fallimento, perché questi incidono in maniera non significativa sui conti. Come è stato dimostrato in alcune sentenze della Corte dei Conti che riguardano anche Casamicciola e l'Acquameno, che io ho esaminato brevemente, non mi permetto di giudicare chi le ha fatte, quindi non dico se sono giuste oppure sbagliate, però un'osservazione il giudice contabile l'ha fatta, cioè queste società, ed è una cosa che vale un po' per tutti i comuni italiani, quando sono nate perché servivano sulla base di uno studio circa la loro possibilità di produrre in termini di servizi, oppure sono nate così, perché la legge consentiva che nascessero e dice allora adesso le facciamo. Il problema sta tutto quanto lì, perché se una società creata per servizi pubblici già il primo anno di vita non riesce a pagare i contributi previdenziali per i suoi dipendenti, non è perché è stata mal amministrata o perché il suo presidente se n'è andato con la carta di credito a Miami, non è per questo che non riesce a pagare i contributi. Quella società non doveva probabilmente proprio nascere, cioè non è stato fatto un piano economico-finanziario che sulla base delle previsioni di entrate di quella società e poi di uscita di quella società in termini di unità di personale, contributi, stipendi, spese obbligatorie della società, consentisse di chiudere fin dal primo anno il bilancio di esercizio così come doveva essere chiuso. Ma di chi è la responsabilità? Degli amministratori o dei politici che li hanno messi lì? Ma senz'altro degli uni e degli altri, e tuttavia io non mi sentirei di scagliarmi con l'ascia contro di loro, perché la situazione di tutto il paese testimonia che di questo strumento, cioè queste società, sono state fatte in tutta Italia credendo che erano un innovativo strumento per consentire alla pubblica amministrazione di fare impresa, no? Come se lo strumento di per sé fosse da solo idoneo ad assicurare poi l'imprenditorialità della gestione. Ma non è stato così, perché tu ne puoi creare anche 100 di quelle società e chiudere il comune. Queste società, nella misura in cui non avranno entrate certe e avranno invece uscite certissime, determinate dagli stipendi che si devono pagare mensilmente al personale, più i contributi relativi, più le tasse che pure esse devono pagare, voglio dire, tu ne hai assicurato il fallimento ancora prima di averle create. Fondamentalmente. Allora probabilmente, e quindi con questo io non intendo minimamente né sopravvalutare né sottovalutare le responsabilità di chi le ha create, in quella stagione le abbiamo fatte, si sono fatte in tutta Italia, bisognava prendere atto che questo strumento era totalmente inidoneo a realizzare lo scopo per cui sono nate. Perché i comuni non devono partecipare alle società. Abbiamo pagato il liberismo economico. Abbiamo pagato il liberismo economico pensando di poter introdurre questo modulo della società di diritto privato. L'ho detto all'inizio. I servizi li devono fare i comuni. Distruggere il comune.
rendere, distruggere il comune, fa il comune che diventa un piccolo condominio. Un piccolo condominio e poi i servizi li devono fare le società. Invece no. Il clientelismo lo facciamo con le società. Questa poi è una degenerazione. Quindi va bene che il legislatore abbia stabilito di eliminare progressivamente. Chiamiamo senza eufemismo. È quella classe politica determinata dal centrodestra che ha fatto queste cose. Non ha fatto il centrosinistra. Sulla scia di più mercato, meno Stato. Più mercato, meno Stato, certo. C'è stata una teoria economica applicata a tutto che in fondo, rispetto a quello che era lo stesso sul mercato del lavoro. Certo. La riforma Biagi va in questo senso. Però non voglio dire che prima con un mercato del lavoro fermo, bloccato, tutto andava, però si è passato da una tutela del lavoratore ovunque possibile, da una totale assenza di tutela e anzi pregiudizio. Allora si è passata l'azienda partecipata, l'azienda municipalizzata, le municipalizzate, il comune di Napoli che aveva l'ATAN, cioè la municipalizzata. Era un soggetto di diritto pubblico, però il comune doveva gestire direttamente i servizi. È passata a quest'altro. Mo adesso, secondo me, come i ricorsi storici, dobbiamo arrivare ad una via di mezzo. Certo. No, secondo me dobbiamo ritornare ad una gestione in capo ai comuni. Il comune. Sblocco delle assunzioni, quindi con la possibilità per gli enti locali territoriali, per i comuni, di procedere alle assunzioni di personale, ritorno in capo direttamente ai comuni di buona parte delle attività che si sono attribuite alle società partecipate, perché abbiamo soltanto creato dei nuovi centri di costo, difficili da controllare, difficili da gestire, ritorno in capo al comune di quasi tutte le attività che abbiamo delegato, che abbiamo attribuito alle società partecipate. Ovviamente poi il comune potrà decidere di gestirli in proprio o di affidarle a terzi, ma mediante procedure a evidenza pubblica, sulla base di una valutazione di convenienza per il comune. Intendo dire, per esempio, il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti solidi urbani ritorna in capo al comune. Il comune, se ha il personale, 30, 40, 50 persone, le figure, lo gestisce in proprio, va bene? Quindi come gestione comunale. Se non riesce a gestirlo in proprio, lo affida a terzi mediante gara, il terzo però è un privato, non è una società pubblica che ha lo strumento di diritto privato dal punto di vista del suo funzionamento, ma che è completamente pubblica. Bello, io ho citato prima quei dati relativi ai dipendenti comunali dell'Isola d'Ischia, la situazione dei sei comuni, perché io ritengo che il management, il cosiddetto management, cioè Bassanini dal 97 in poi, che ha voluto l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, non ha tenuto conto della qualità del management, che i dipendenti comunali sono anziani, certo, sono per la gran parte abituati ad una vecchia concezione del posto fisso. In parte anche eroi, però, Peppino, bisogna dirlo, perché se tu ti rendi conto che sono la metà di quelli che dovrebbero essere, tutto sommato, gli atti amministrativi li producono. La riforma della pubblica amministrazione che propone la Madia, che ancora una volta, si fa con un grande piano di assunzione nella pubblica amministrazione. Torniamo sul tema iniziale, il dissesto. Si è parlato di dissesto, si è parlato quindi di bilancio, di pareggio di bilancio, di conti. Ma forse, Lello Montuori, non siamo ormai troppo legati ai conti e meno legati ai servizi. Quello che tu dici è assolutamente vero. D'altronde l'aver inserito il pareggio di bilancio addirittura nella Costituzione italiana, secondo alcuni rappresenta veramente il tramonto della politica, perché la necessità che nella gestione della cosa pubblica, che consiste nel realizzare il maggior profitto sociale con il minimo costo sociale, dove i termini però profitto e costo, se ci fai caso, io li uso sempre accompagnati dall'aggettivo sociale,
è come se fossero appunto le ragioni della politica tramontate di fronte alla ragione dell'economia. Il treno che collega il comune di Napoli con l'ultimo comune dell'Appennino probabilmente non coprirà mai i costi con i ricavi, perché sarà preso solo e soltanto, non lo so, da due ottuagenarie che una volta al giorno vanno in città a comprare una cosa. Ma l'obbligo dello Stato è quello di continuare a mantenerlo, anche se chiude in quell'esercizio con meno 100 di costo. Non so se rendo l'idea. E il dibattito sui costi sociali e i benefici sociali non è un dibattito che risale ai nostri giorni, ma risale ben agli anni 50, quando Giorgio La Pira era sindaco di Firenze. Vediamo di che cosa si parlava allora. Inquietante. La Pira, per esempio, sosteneva che se una cosa è giusta, uno la deve fare comunque, e questo benissimo come tesi, ma se una spesa è giusta, uno deve farla, ma se non hai i mezzi... Ma precedentemente c'era stato un comunista, bravo, Mario Fabiani, che si vantava di avere portato i bilanci comunali in pareggio. Allora, il comunista portava i bilanci comunali in pareggio e il democratico cristiano li mandava in deficit. Lui ebbe degli attacchi feroci da tutta la destra economica, dal giornalismo ufficiale e anche difficoltà nel Partito della Democrazia Cristiana. Una sciocchezza, io sono responsabile di una sola cosa, di non aver fatto per la mia città i debiti che le altre città hanno fatto per il loro incremento. Grazie, sono imbecille. Grazie. Ossia, è imbecille chi risparmia. Ma quali furono i risultati di questi debiti? In questo periodo Firenze rinasce. Si ricostruiscono i ponti distrutti dalla guerra, viene creata la centrale del latte, il nuovo teatro comunale, migliorano i servizi idrici, tranviari e della nettezza urbana. Lui fece le famose case minime, cioè che in due o tre punti della città che dettero finalmente la casa a chi non ce l'aveva. Peppe Mazzella, allora cercare di privilegiare le esigenze dei cittadini rispetto ai conti? Io credo che dobbiamo auspicare che ritorni la politica. Cioè, se ritorna una partecipazione politica dei cittadini, abbiamo una classe politica che comincia a pensare anche che il comune non è solo un condominio, ma è la struttura fondamentale, cioè rilanciamo effettivamente il sistema degli enti locali. Io penso che chi è ricco, il comune ricco sarà sempre più ricco e il comune povero sempre più povero. Sentire La Pira, sentire Andreotti, insomma, uomini che avevano lo spessore. Io penso che dobbiamo credere, augurarci che ritorni una partecipazione, non ha importanza a destra o a sinistra. Abbiamo un esempio dei francesi, di quello che è successo in Francia, di questa veduta del Parlamento francese, dove non c'è stato un sol deputato che non abbia cantato la Marsigliese. La Marsigliese, il canto, l'inno nazionale francese, che è consacrato in Costituzione, cioè è consacrato e sta alla stessa dignità delle tre parole, libertà, égalité, fraternité. Quindi, Leno Montfori, allora, tornare indietro per andare avanti. Straordinario il contributo che hai trovato di La Pira. Di fronte a chi lo accusava di aver fatto troppi debiti, diceva: io ho una sola responsabilità invece, quella di non averne fatti abbastanza per la mia Firenze. La straordinaria intuizione, la modernità di un uomo che aveva capito che già dalla Costituzione c'era il limite alla proprietà privata, l'esproprio. Questo qui aveva, un sindaco democristiano di Firenze, aveva preso le ville, le aveva espropriate, le aveva destinate a fini sociali. Era intervenuto rispetto al licenziamento di migliaia di operai in fabbrica, anziché come uno terzo che dice: io sono lo Stato, devo rimanere inerte di fronte al... Questo qui era andato lui dall'imprenditore e aveva detto: ti propongo questa soluzione se tu non licenzi questi qui. Giacomo Brodolini diceva che lui non era il ministro del lavoro, lui era il ministro dei lavoratori. Quindi la straordinaria capacità di un uomo politico di capire la natura dell'intervento pubblico. Cioè, noi in tutti questi anni ci hanno fatto credere che tutto ciò che è pubblico è inefficiente, che dove arriva il privato invece comincia l'efficienza e l'organizzazione. Gli ultimi 30 anni di politica amministrativa italiana testimoniano invece esattamente il contrario, che tutto ciò che noi
abbiamo in qualche modo tutto ciò che noi abbiamo tolto al controllo pubblico ha prodotto ulteriori diseguaglianze, ha prodotto impoverimento, e che invece l'intervento pubblico, inteso come della pubblica amministrazione, dai comuni all'economia, può produrre progresso e sviluppo per i comuni e per questo paese. Sono pienamente d'accordo. Purtroppo il nostro tempo è terminato, me non resta che salutarvi, salutare i nostri ospiti e darvi appuntamento alla prossima settimana. Buonasera. Grazie, buonasera. Ottimo intervento. Bene.